Il cuore del cristianesimo è l'amore. Dio è amore. E questo dobbiamo mettercelo veramente in testa, perché se non partiamo da questa premessa, che è anche una conclusione, noi vediamo tutto quello che c'è attorno e come contenuto della fede, come un'imposizione, come un precetto, e anche il settimo dono del quale io vi voglio parlare, timor di Dio. È contraddittorio sta parola, timor di Dio. Bisogna avere timore di Dio, ma di Dio non bisogna avere timore, ma non bisogna neanche scherzare. Di Dio bisogna avere riverenza, bisogna contemplarlo, bisogna adorarlo, ma non si poteva chiamare diversamente questo settimo dono, anche io me lo sono chiesto. Timore di Dio è non dispiacere a Lui, avere questo affetto filiale. Il timore di Dio è un timore dove noi ci sentiamo piccoli davanti a Lui, ci sentiamo umili. Attenzione alla superbia, ai saccenti, ai presuntuosi. Altrimenti questo settimo dono non può abitare nella nostra vita, non lo possiamo ricevere. Ma ricordiamoci che quando parliamo dei doni parliamo sempre dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo è questa fiammella, questo fuoco che ci fa vedere nel buio. A me piacerebbe definire così lo Spirito Santo, tenendo presente che non si può definire lo Spirito Santo, è la carezza di Dio. E noi siamo come bambini, bambini che tra le braccia di suo papà, pervasi da stupore e pervasi anche da tanta gioia. E tutto viene dalla sua grazia. La forza di seguirlo, la forza di essere discepoli, di crescere, di maturare. E attraverso questi doni portano a perfezione che cosa? Ogni virtù, nel caso del timor di Dio, la virtù della speranza. Ha un autentico significato religioso. Dio è il soggetto, è l'oggetto dell'amore. Però non è che Dio ha bisogno di amore, Dio ama, Dio ama. Però vuole essere anche amato. Ma chi non ha timore di Dio? E non avere timore di Dio significa non essere felici. Ma spieghiamo brevemente che cosa significa avere timore di Dio. Non offenderlo, non voltare le spalle, oppure non vivere questo rapporto di Dio tipo per paura, per un atteggiamento reverenziale. È un dono molto importante questo, è una carezza dove lo Spirito Santo apre il nostro cuore e infonde tanta consolazione e tanta pace. Pensiamo quando noi possiamo scoraggiarci nella nostra vita, ecco che il dono del timor di Dio ci aiuta, aiuta la speranza a portarla a perfezione lungo il cammino. Ed è un dono contro l'orgoglio, contro la presunzione, contro la superbia, dove siamo chiamati ad essere mansueti, mansueti ma intransigenti con il peccato, e fuggire anche quelle più piccole occasioni di peccato, il peccato veniale. Ma è un peccato veniale, ma sempre peccato si tratta, soprattutto poi quando si parla di peccato mortale, si perde la grazia, si perde la grazia di Dio. E i mezzi sono come gli altri doni, del quale io ho fatto delle brevi riflessioni: il raccoglimento, la purezza di cuore, il silenzio, la preghiera, e stare, ecco l'immagine biblica che io vi offro, stare come San Giovanni. Appoggiare il capo sul petto di Gesù e sentire l'infinita grandezza di Dio, ma anche la nostra piccolezza, che poi diventa grandezza. Noi che ci appoggiamo al cuore di Dio, al petto di Dio, all'amore di Dio, diventiamo grandi perché siamo abbracciati dal nostro Dio che è padre e madre. Per concludere, con questo dono, il dono del timor di Dio, che bello sentire questa meraviglia, questo stupore che poi sfocia in un atto di lode,
di contemplazione e di ringraziamento. Spero che queste 7 tappe molto semplici vi siano piaciute, possono aiutarci ad approfondire ancora di più questi 7 doni, le 4 virtù cardinali, le 3 virtù teologali, ma possono soprattutto aiutarci a vivere una vita di grazia, una vita nello spirito e cantare e danzare nello spirito. Grazie a coloro che hanno seguito, apprezzare, io non dico mettete un like o meno, l'importante è che io sono riuscito a condividere e a lanciare un messaggio per ciascuno di voi.